di tutela dell'ambiente al via giovedì l'Umbria Green Festival. In studio con noi per parlarne c'è Daniele Zepparelli, che è l'ideatore di questa rassegna. Buon pomeriggio e Buon bentrovato. pomeriggio. Diversi eventi in quattro città della regione per un festival interamente dedicato ai temi della sostenibilità ambientale. Esatto, il festival si articolerà quindi dal 17 al 20 settembre e sarà un festival itinerante. Toccheremo molte città, tra cui Terni, Narni, Perugia e Assisi, e anche luoghi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, molto importanti come per esempio Carsule e la foresta fossile di Una Roba. Tantissimi saranno i momenti di formazione, perché poi è fondamentale educare a stili di vita sostenibili, non solo ai più piccoli, ma a volte anche ai più Certo, grandi. esattamente. Noi da quando è nato il festival che portiamo avanti dei progetti di formazione con molte associazioni presenti nel territorio, tra cui mi piace ricordare il Garden Club di Terni, l'associazione Gutenberg di Terni e Pro Natura Terni, che sono associazioni che insieme al contributo di Fondazione Carit ci aiutano a fare questa attività di formazione nelle scuole. Consideri che l'anno scorso abbiamo coinvolto circa 1.500 studenti e anche quest'anno, nonostante che molto probabilmente dovremmo fare dei collegamenti a distanza, noi doneremo tutto il materiale del festival, quindi tutti gli appuntamenti, i dibattiti, i reading, li doneremo a tutte le scuole. Quindi. Che potranno quindi partecipare anche Esatto. indirettamente. Poi tante iniziative per conoscere il territorio, ci sarà anche il Raduno Nazionale della Mobilità Elettrica. Esattamente, il raduno si svolgerà domenica 20 settembre, partiremo, verranno auto amanti dell'auto elettrica da tutta Italia, si fermeranno appunto a Perugia, quindi in centro a Perugia, e poi da lì avremo un convegno, quindi con anche ospiti importanti, tra cui Luca Mercalli, presidente di Asviscol, che è il portavoce del Festival del Turismo Sostenibile, di cui noi ci vantiamo di avere una collaborazione importante, un gemellaggio, e poi arriveremo praticamente ad Assisi per l'incontro conclusivo in cui il sindaco Stefania Proietti dialogherà direttamente in collegamento a New York con Amitav E Ghosh. ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione. Grazie Daniele Zepparelli per essere Grazie a voi. stato qui con noi. Passiamo alla politica. Pochi giorni alle amministrative.